la casa di Soria, la famiglia Moneti ha consegnato le chiavi dell'immobile assegnato all'asta, un capitolo che si chiude dopo un lungo scontro sulle tempistiche del trasloco. A Pesaro, rimosso un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, trasportato nella cava di Stroppato, è stato fatto brillare dagli artificieri. La rete di laghi anti-siccità, il gruppo Progetto Acqua di Urbania illustra la sua ricetta per contrastare la crisi idrica. Intanto il Movimento 5 Stelle presenta in regione un atto ispettivo per sollecitare la pulizia degli invasi. Consegnati alla Caritas di Senigallia e al Centro per l'Infanzia l'Allegra Brigata, gli assegni della raccolta fondi lanciata con il progetto Meravigliosa, il brano di Bungaro scritto e interpretato con Marco Pacassoni e i bambini della primaria Tombari di Bellotti. Il pedagogista Francesco Tonucci e l'artista Carlo Simoni sono i vincitori del premio La Fortuna d'Oro. Venerdì la premiazione nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, che sarà trasmessa in diretta su Fano TV. Già più di 700 gli iscritti e atleti da oltreoceano per la 19esima edizione della Colle Marathon. Due le novità, l'arrivo sotto l'Arco d'Augusto e una prova sui 10 km Barchi Sant'Ippolito dedicata al campionissimo master Giuseppe Ottaviani. Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino, ospite il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. A Pesaro questa mattina è andato in scena l'ultimo atto dello sgombero riguardante la famiglia Moneti. Come d'accordi, Alessandro e la sua famiglia hanno lasciato l'abitazione di Soria. Il servizio di apertura è di Marco Lonigro. Alessandro Moneti, nella mattinata odierna, ha consegnato le chiavi dell'appartamento di via Per Soria 53 all'avvocato Alberto Pratelli, custode giudiziario, per il tribunale. La famiglia Moneti, durante il weekend, ha svuotato l'immobile di Soria e si è momentaneamente trasferita da un parente. Una sistemazione provvisoria fino al prossimo 1 giugno, quando entreranno nella loro nuova casa a Loreto. Noi, dal nostro punto di vista personale e di famiglia, come coscienza, siamo a posto con tutto e con tutti. Abbiamo fatto il meglio possibile per fare il primo possibile con le migliori soluzioni. Spero che le altre persone, che tutte le persone che hanno partecipato insomma, a questa vicenda dalla parte opposta abbiano la coscienza a posto come l'abbiamo noi. E questo è quanto. Noi anche con la dignità ci troviamo ad essere insomma, diciamo, in pari. Poi non abbiamo perso e non abbiamo guadagnato, non era questo il nostro scopo. E speriamo di essere stati insomma corretti in tutto e per tutto, di non aver sbagliato niente e di non aver dato modo comunque di pensare della nostra famiglia a cose sbagliate, perciò questo è quanto. Le sensazioni sono sempre le stesse, pesante, da fastidio, però ormai l'abbiamo messo in conto, l'avevamo metabolizzato già da tempo fa, quindi abbiamo preso il toro per le corna, dai, ci dobbiamo uscire, usciamo. Sinceramente lasciare quel mazzo di chiavi, anche se è un mazzo di chiavi piccolo, mi ha tolto un peso grosso, quindi dai, svoltiamo pagina, andiamo avanti, ripartiamo da lì, tiriamo una riga e ricominciamo. Ci hanno seguito, sì, il comune, ci ha seguito il prefetto, il questore, la Coldiretti, noi dobbiamo praticamente ringraziare tutti, ce l'abbiamo anche stamattina una consigliere regionale, quindi non sono anche istituzioni piccole. E le parole mie che sono di ringraziamento per tutte queste istituzioni qua, per tutte le persone, perché alla fine sì, l'istituzione è l'immagine che dà, ma è la persona che fa la differenza, a mio avviso. Quindi noi ringraziamo sia le istituzioni che le persone che ci lavorano all'interno. Ringraziamo anche l'assessore Enzo Belloni, che comunque lui ci ha dato sempre un appoggio quasi praticamente come se fosse di famiglia, perciò è stata sempre una mano sulla spalla che ha fatto il suo dovere, insomma, ecco. Rimaniamo a Pesaro perché ieri è stata fatta brillare una bomba d'aereo da 500 libre rinvenuta il 28 marzo nel cantiere per la realizzazione della bretella Urbinate della 14. L'ordigno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato trovato in perfetto stato di conservazione ma inerte perché privo dei congegni di attivazione. Le operazioni di bonifica sono state coordinate dalla Prefettura di Pesaro Urbino e dal Comando delle Forze Operative Nord di Padova e sono state condotte dagli artificieri dell'Esercito
italiano e del Reggimento Genio Ferroviere di Castelmaggiore. L'attività di distruzione è avvenuta in due fasi distinte. La prima ha visto gli artificieri impegnati nel trasporto della bomba nella cava Stroppato e la seconda fase dove si è provveduto al brillamento e alla distruzione in sicurezza del manufatto. Il prefetto ha ringraziato tutte le componenti interessate intervenute in supporto come le forze di polizia, vigili del fuoco, comune, provincia, Croce Rossa, 118, ENAC e società autostrade. In questi giorni si parla molto di come approvvigionarsi di acqua potabile in un contesto di prolungata siccità. Una proposta interessante arriva dal gruppo acqua di Urbania che riunisce tecnici, professionisti, biologi e guardie ambientali. Sentiamo i dettagli nel servizio di Massimo Foghetti. Lunghi periodi di siccità alternati a bombe d'acqua improvvise che provocano allagamenti, frane, esondazioni. E quanto sta accadendo ormai da qualche anno anche nel nostro territorio con tutti i disastri che il cambiamento climatico sta provocando. L'acqua comunque è un bene prezioso che deve essere gestito in maniera intelligente. È una risorsa ambientale, alimenta e tutela il paesaggio ed è un bene indispensabile sia come elemento umano che come elemento per tutelare la nostra igiene. Ma l'acqua incomincia a scarseggiare. Come fare dunque? C'è chi parla di desalinizzazione dell'acqua marina, chi di erigere dighe o perforare nuovi pozzi. Una proposta interessante che concilia il lato economico con quello ambientale giunge da Colli al Metauro. Siamo qui sulle rive del fiume Metauro per parlare di un problema incombente che si presenta ormai da diverso tempo, quello della siccità e del prelievo dell'acqua potabile dal fiume Metauro. Il fiume Metauro è uno dei più importanti fiumi della regione Marche e ha una portata considerevole. Ebbene, ci sono diverse proposte per utilizzare in maniera oculata questa grande risorsa. Una delle proposte viene fatta dal gruppo Acqua, un gruppo che si è costituito ad Urbania e di cui il rappresentante è l'ingegnere Federico Baldetti. Federico, qual è la vostra proposta? La proposta è quella di sfruttare le grandi vie di acqua dolce che ci sono nella nostra provincia. Il Metauro, siamo qui alla foce, è una via d'acqua dolce importantissima. La piena qui a Fano, per esempio, le grandi piene portano anche 1000 metri cubi di acqua al secondo. Quindi è proprio in queste zone che noi dobbiamo prendere quest'acqua durante le piene, che è acqua fra l'altro di buona qualità, e portarla su dei laghi laterali al fiume che siano distanti naturalmente e fuori di ogni pericolo. Quindi è la creazione di una grande rete di laghi, a partire dalle zone costiere fino alle nostre zone interne, dove si possa accumulare acqua buona durante le piene. Questo vorrebbe dire che bisogna limitare i prelevamenti che vengono fatti dal sottosuolo? Beh, è conseguente, perché se noi riempiamo una serie di laghi anche progressivamente in questi anni, avremo la possibilità di ridurre tutti i prelievi del sottosuolo, quindi sia pozzi profondi che privati potranno essere nel tempo piano piano, diciamo, dismessi, perché di acqua ne abbiamo più che a sufficienza. Dobbiamo imparare ad accumulare. A vostro parere, per razionalizzare lo sfruttamento della risorsa idrica, gli argini artificiali sono un problema? Gli argini artificiali sono un ostacolo al fiume. I fiumi non vanno toccati, va seguita la natura. Spesso però i residenti nelle acque vicinali chiedono di rafforzare gli argini e di togliere soprattutto i rami, gli alberi che cadono nei fiumi perché ostacolano le ondate di piena. Se si creano delle situazioni di questo genere, dell'accumulo di rami che possono durante una bomba d'acqua portarci dei problemi, vanno eliminate, però non vanno fatti argini, va lasciato il corso sinuoso. C'è anche un altro problema, quello della relazione tra il fiume Metauro e la pratica dell'agricoltura nel nostro territorio. Diciamo che il suolo non ha più la capacità di trattenere l'acqua. In poche parole, un suolo fertile, ricco, riesce ad accumulare grandi quantità di acqua e la capacità del suolo la si misura nella percentuale di sostanza organica presente nel terreno. Se si riuscisse a riportare il suolo ad una concentrazione di materiale organico sufficiente, già avremmo i nostri laghi. Perché ad esempio arrivare a 4-5% di materia organica significa avere un lago di 20.000 metri cubi di acqua.
E sulla crisi idrica è intervenuta Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, che ha depositato in Consiglio regionale un atto ispettivo per sollecitare interventi concreti della Regione. La pulizia degli invasi è la soluzione migliore, ha spiegato Ruggeri. Si stima infatti che nella provincia di Pesaro Urbino circa la metà di ogni bacino artificiale sia stata riempita dai sedimenti. In campagna elettorale, ha proseguito la consigliera, numerosi candidati hanno accusato Enel della mancata pulizia, ora però amministrano la Regione. Ed è espressione del centrodestra anche la presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha appena nominato i vertici Enel, ente che gestisce gli invasi. Quindi giunta e maggioranza dispongono di tutte le condizioni utili per programmare e promuovere una campagna di pulizia. Se non lo facessero, ha concluso Ruggeri, rischierebbero una pesante perdita di credibilità. D'altra parte le temperature continuano ad essere ancora in ribasso rispetto alla media stagionale. Per questo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha firmato l'ordinanza per prorogare ulteriormente l'accensione dei termosifoni, che, ha spiegato, potranno essere utilizzati fino al 23 aprile, sempre per 5 ore e 30 minuti, nella fascia che va dalle 5 alle ore 23. Resta l'obbligo di non superare i 17 gradi centigradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e 19 gradi per tutti gli altri edifici. Ci spostiamo ora a Senigallia, dove gli amici del paese dei Balocchi hanno consegnato il ricavato della vendita dei CD Meravigliosa alla Caritas di Senigallia e al Centro per l'Infanzia all'Allegra Brigata. Per l'occasione erano presenti Tony Bungaro e Marco Pacassoni, che insieme agli alunni della scuola primaria di Bellocchi hanno scritto e cantato questo brano, che ha avuto un risvolto solidale. L'entusiasmo contagioso dei bambini, il talento e la sensibilità di due grandi artisti, la forza dell'amicizia e la potenza della solidarietà sono questi gli ingredienti che hanno portato alla nascita del progetto Meravigliosa, il brano di Bungaro scritto e interpretato con Marco Pacassoni e i bambini della primaria Fabio Tombari di Bellocchi di Fano. Una straordinaria collaborazione intrapresa grazie al paese dei Balocchi, che ha visto il cantautore indossare la fascia da sindaco nell'edizione 2021. I piccoli alunni avevano avuto modo di conoscere l'artista attraverso il suo brano Guardastelle, che avevano cantato insieme a Bungaro in occasione di un concerto alla Rocca Malatestiana. Poi, dopo una promessa fatta ai bambini da uomo di parola, il cantautore ha onorato il suo impegno ed è tornato, ma non solo. Hanno composto insieme il testo di una canzone che nel pomeriggio dello stesso giorno Bungaro ha musicato insieme a Pacassoni. Ne è uscito un brano delicato e potente allo stesso tempo, una canzone meravigliosa, proprio come il titolo scelto per quest'opera. Voglio gridare al mondo, voglio gridare al mondo, che i bambini siano liberi nella pace di questa notte. Ne sono seguiti un concerto all'Arena BCC, la produzione e la registrazione del brano in uno studio a Pesaro e la successiva vendita del CD. I promotori dell'iniziativa, l'associazione Nel Paese dei Balocchi e l'associazione Tra le Note, hanno però pensato che questo brano dovesse avere come fine ultimo quello di andare in soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione. E così è stato. Infatti, sabato scorso è avvenuta la consegna ufficiale dei proventi, pari a 12.500 euro. La metà dell'importo è stata donata alla Caritas di Senigallia, mentre la parte restante a un centro per l'infanzia per l'acquisto di un gioco da installare nel giardino. Abbiamo consegnato la raccolta dei fondi a questo asilo, asilo Allegra Brigata di Senigallia, che era andato sott'acqua, e anche la Caritas per l'acquisto di computer per le famiglie che lo stesso avevano avuto dei danni dall'alluvione. Quindi insomma penso che sia la chiusura di questo bellissimo progetto, e la solidarietà è stata l'oggetto che ci ha portato dall'inizio ad oggi. L'amore è un seme, ossigeno e calore. Un brano che fa vibrare l'anima di tutti quanti, così è stato definito. Sì, fa vibrare l'anima di questi bambini poi alla fine, perché sono loro i protagonisti, sono le loro parole che io ho cercato di prendere, ho chiesto a loro cos'era l'amore, cos'era la paura, e ho preso le cose più significative e poi le abbiamo portato in studio, le abbiamo cantato, hanno cantato loro, i protagonisti, insieme a me,
e a un certo punto sono proprio loro alla fine che dicono: ho paura di questo, ho paura di quell'altro, e c'è questa paura che è una paura di speranza, e sicuramente abbiamo iniziato a mettere questa goccia nel mare e ci siamo riusciti. Credo che sia importante avere un occhio di riguardo al futuro, perché il futuro è l'infanzia, i bambini, sono loro che cresceranno e dovranno portare, come dico io, un sole costante nel cuore dell'essere umano. Tra l'altro so che anche tu, Marco, sei particolarmente affezionato all'Associazione del Paese dei Balocchi, quindi hai abbracciato questo progetto con un interesse, insomma, di cuore. Beh sì, la ritengo una o forse la più grande manifestazione che abbiamo a Fano, e non solo, perché è comunque un patrimonio di tutta la regione e di tutta Italia, secondo me, perché dà spazio a iniziative su bambini, ma fa riflettere tantissimo anche i grandi. So che ci sono anche dei progetti futuri, oggi insomma ti abbiamo strappato delle promesse, quindi che cosa succederà? Sicuramente inventeremo, come fanno i bambini, con la fantasia, cose nuove per esserci sempre, esserci con, prima di tutto, con il cuore e con l'anima. Siamo contenti di questo grande dono, ha poi commentato Monica Saia, presidente della cooperativa 3F e coordinatrice dell'Allegra Brigata. I bambini, ha aggiunto, avranno la possibilità di riprendere confidenza con gli spazi educativi all'aria aperta. La scuola ospita 35 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni, un progetto innovativo, quello del Centro per l'Infanzia, che punta sulla continuità educativa dei più piccoli. La nostra struttura ha questa particolarità di avere questo giardino che è condominiale, e quindi vorremmo realizzare un progetto che tenga bene a cuore sia i bisogni dei bambini ma anche quello delle persone che vivono all'interno di questo stabile insieme a noi, e quindi di avere uno spazio che risponda alle necessità di benessere di tutti, grandi e piccoli insieme. Voglio gridare al mondo, io voglio gridare al mondo, che i bambini siano liberi nella pace di questa notte meravigliosa. L'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori ha annunciato che entro il mese di aprile si interverrà sul piazzale Campioni dello Sport nel parcheggio dell'impianto sportivo Marconi alla Trave di Fano per realizzare le fognature con i relativi allacci. L'obiettivo, come potete vedere da questa fotografia, è quello di evitare i disagi che si creano quando piove. Invece mercoledì 19 aprile alle ore 21 presso il circolo Albatros il sindaco Seri e la giunta presenteranno alla città il nuovo progetto della ciclovia adriatica previsto in zona Meta Aurelia. Intanto nel centro storico di Fano proseguono i lavori di risanamento dell'acquedotto. A tale scopo AZ S.p.A. ha comunicato alcuni cambiamenti alla viabilità per agevolare il corretto svolgimento delle operazioni. Nello specifico verranno chiusi Viale Cristoforo Colombo e il tratto di Via Arco d'Augusto compreso tra Viale Colombo e Via Nolfi. Come previsto dall'ordinanza emanata dal Comune, si potrà circolare in via eccezionale nel tratto finale di Via Nolfi, in direzione della Rocca Malatestiana, solamente però a traffico limitato. L'interdizione al traffico durerà un mese, dal 19 aprile al 19 maggio, ma allo scopo di agevolare la viabilità in momenti particolarmente sensibili come ponti e fine settimana, i lavori verranno sospesi con conseguente ripristino della viabilità dal 22 al 25 aprile, il 30 aprile, il 1 maggio e poi dal 6 al 7 maggio. Ci spostiamo al porto di Fano, dove un nostro reporter di strada ci ha inviato due fotografie per denunciare che dopo pochi mesi dall'installazione le barriere all'ingresso e quelle in fondo a Viale Mediterraneo sarebbero state danneggiate. Sono Francesco Tonucci e Carlo Simoni, due vincitori del premio La Fortuna d'Oro. La cerimonia di premiazione che Fano TV trasmetterà in diretta si svolgerà venerdì 21 aprile alle 17.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Fermo a causa della pandemia per alcuni anni, il Comune di Fano recupera la Fortuna d'Oro, il massimo riconoscimento che si attribuisce a quei cittadini che, operando in vari campi, hanno dato lustro alla città a livello nazionale.
Questa mattina il sindaco Massimo Seri e la presidente del Consiglio Comunale Carla Cecchetelli, insieme ai componenti della commissione che hanno valutato le candidature, hanno reso noto il risultato. Per gli anni 2020 e 2021 la Fortuna d'Oro sarà attribuita a Francesco Tonucci e a Carlo Simoni. Francesco Tonucci è il noto pedagogo a cui si deve nel 1991 il lancio del progetto La Città dei Bambini, un progetto che ha reso famosa Fano non solo a livello nazionale ma anche su scala europea, antesignana come è stata del rilievo dato ai bambini nell'adeguare il più possibile la città alle loro esigenze, tenendo presente che una città a misura di bambino è una città vivibile per tutti. Carlo Simoni è un grande artista che ha unito alla sua passione per il teatro a quella della pittura, due campi in cui ha raggiunto i massimi livelli. Messosi in luce con l'interpretazione nella TV in bianco e nero dei fratelli Karamazov, ha poi svolto una carriera che lo ha visto calcare i palcoscenici dei maggiori teatri italiani. Il lavoro di questa commissione è stata nella scelta di due personaggi importanti per la città di Fano che hanno dato lustro non solo per Fano ma anche in tutto, in buona parte diciamo anche del mondo. Quindi l'appuntamento per tutti i fanesi quando sarà, insomma, la cerimonia che state organizzando? La cerimonia sarà venerdì 21 aprile alle ore 17.30 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, quindi invito la città, chi ha possibilità, di partecipare anche per diciamo, un segno di gratitudine a queste persone perché hanno portato veramente non solo Fano fuori da queste, dalle sue porte, ma anche per avere delle persone prestigiose che ecco, fa molto piacere, insomma. Un pensiero va a chi questo premio l'ha istituito qualche decennio fa, perché una città che si rispetti è giusto che abbia un premio, un riconoscimento come questo. Ce l'ha Milano con l'Ambrogino d'Oro, mi viene in mente la vicina Ancona o tante altre città, e come in una famiglia quando un figlio illustre porta notorietà, lo si festeggia e gli si dà un riconoscimento. È una bella occasione, è un bel modo per festeggiare i figli illustri, come dicevo, di Fano, e ovviamente l'invito a essere presenti. Passiamo allo sport con la 19esima edizione della Colle Marathon che quest'anno torna il 7 maggio con due novità. L'arrivo sotto l'Arco d'Augusto e una prova sui 10 km Barchi Sant'Ippolito dedicata al campionissimo Master Giuseppe Ottaviani. Ai nastri di partenza della maratona ci saranno atleti provenienti da 12 paesi, alcuni anche da oltreoceano. Cristiana Guerra. Conta alla rovescia per la corsa di oltre 42 km tra la storia, le tradizioni culturali e gastronomiche delle Marche. Si tratta della Colle Marathon, una delle 10 maratone italiane con il massimo numero di partecipanti che si terrà domenica 7 maggio con partenza da Barchi e che vedrà i runner attraversare 7 comuni dell'entroterra, tra cui Mondavio, Terre Roveresche, San Costanzo fino ad arrivare a Fano. Sabato mattina a Orciano di Terre Roveresche si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della gara podistica, alla presenza delle autorità locali, di tutti gli enti coinvolti e del suo organizzatore Annibale Montanari. Quest'anno abbiamo un arrivo degno di una grande maratona grazie alla giunta di Fano, il comune di Fano al massimo, perché arriverà il Pincio, quindi il posto migliore di Fano, l'Arco d'Augusto. E poi l'altra novità che abbiamo è anche la 10 km che partirà dopo la maratona Barchi, dopo le 9, e arriverà a Sant'Ippolito. Quindi completiamo tutto il passaggio della Valle del Metauro. Oltre 700 sono gli iscritti ad oggi provenienti dall'Italia e dall'estero che partiranno puntuali alle 9 di mattina per la 19esima edizione della manifestazione sportiva dei valori. Per chi volesse iscriversi va sul sito, può iscriversi sia per la maratona che anche per la mezza che parte da Mondolfo, e lo stesso la 10 km. Anche il sabato sera, il 6 maggio, possiamo fare le ultime iscrizioni delle gare corte, non competitive. Aspettiamo tutti quanti il 7 maggio. Contestualmente si terrà anche la Half Marathon di 21 km con tragitto Mondolfo Fano e la 10 Colle Marathon. Ringraziamo l'organizzazione della Colle Marathon per aver inserito Sant'Ippolito, un percorso da Barchi al nostro comune di 10 km, e ci rende anche onore perché è intitolata una grande figura, è un memorial intitolato a una grande figura di Sant'Ippolito come Peppo Ottaviani,
che è stato un grande campione e un grande esempio dello sport. Per cui grazie, siamo pronti e siamo orgogliosi di questo appuntamento. Grande l'impegno per la realizzazione dell'evento da parte delle associazioni sportive, dei volontari e delle istituzioni, che porterà visibilità e promozione alle bellezze del territorio locale. Sembrava quest'anno che la Colle Marathon non dovesse esserci, invece grazie all'aiuto chiaramente in prima persona dei volontari e del presidente, che ringrazio in nome di tutti gli enti che fanno parte del percorso, e anche altri enti come la regione, siamo riusciti anche quest'anno a organizzare, anzi l'associazione con la Marathon Club a organizzare quello che è questo evento internazionale importantissimo. È un volano per il turismo ed è molto importante anche per quelli che sono i valori dello sport. Un successo internazionale ricco di emozioni, raggiunto grazie al sostegno di tanti sponsor, tra cui la banca di credito cooperativo di Fano. La Colle Marathon attraversa tutte le zone, i comuni dove noi siamo presenti con i nostri sportelli. Siamo sponsor senz'altro e continueremo sicuramente a valorizzare questa iniziativa che riguarda un po' tutta la valle. Ha conquistato un nuovo Guinness World Record Federico Tonelli, 13enne di Colli al Metauro, che ha eseguito il maggior numero di salti barani su un trampolino elastico. La storica impresa, riuscita il 28 febbraio scorso a Milano, è stata mostrata ieri sera su Canale 5 nel programma condotto da Gerry Scotti. Federico, del Team Italia, si allena con l'associazione sportiva dilettantistica ginnastica Alma Juventus Fano ed è già pluricampione italiano. Nel caso specifico ha eseguito in un minuto 85 salti barani, cioè salti con rotazione in avanti e mezzo avvitamento, conquistando il record imbattuto per 25 anni che era di 84 salti. E le Marche è sempre più terra di campioni. Inarrestabile Sofia Raffaeli alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica in corso in Uzbekistan. L'atleta marchigiana di Chiaravalle, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e campionessa del mondo in carica, dopo il trionfo nell'all-around individuale ha vinto la medaglia d'oro in tutte e quattro le finali di specialità: cerchio, palla, clavette e nastro. Le Marche, ha commentato il governatore Francesco Acquaroli, sono orgogliose della giovane campionessa in forza, la ginnastica Fabriano, e allenata da Giulietta Cantaluppi. Il sindaco di Fano Massimo Seri ieri si è unito alla festa di Dina Vitali, che nella sua Metauriglia ha festeggiato 100 anni insieme a più di 100 invitati tra amici e parenti. Dina, ha raccontato il sindaco, ha sempre lavorato in agricoltura, coltivando e piantando. Solare e sorridente, molto presente per la famiglia, Dina ha amato sempre cucinare. Da quando è andata in pensione è diventata una grande amante del gioco del burraco, con cui si diletta durante le giornate. E ieri la comunità di Metauriglia ha voluto manifestare tutto il proprio affetto a una colonna del quartiere. Questa era l'ultima notizia del telegiornale. Tra poco torniamo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Adesso le previsioni del tempo e poi torniamo nei nostri studi. A tra poco.